Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi parleremo in questa giornata super piovosa di uno spettacolo di crema. In più mi riguarda personalmente perché io tendo ad avere la pelle impura e soprattutto mista. Quindi orecchie ben aperte perché vi farò vedere una crema spettacolare. Inizio subito col dirvi che attenti a voi che avete la pelle grassa o mista o acneica a non sgrassarla troppo. Quindi come detersione vi consiglio di utilizzare dei prodotti con pH neutro, non eccessivamente sgrassanti, di utilizzare questo sconosciuto di nome Tonico e soprattutto state attenti alle esfoliazioni che fate. Se voi avete del sebo in eccesso c'è un motivo, voi avete questa caratteristica, quindi dobbiamo accettarla e comportarci di conseguenza. Il sebo ovviamente serve per proteggere la nostra pelle, quindi la pelle una volta che viene sgrassata e secondo noi pulita eccessivamente, essa si sente in difesa e in dovere di produrre il doppio del sebo. È un effetto che viene chiamato in gergo rebound. Quando una pelle grassa viene sgrassata ulteriormente rispetto a una detersione normale, pensando di farle bene, quindi lei che cosa fa? Si sente molto molto in pericolo e produce il doppio di sebo, peggiorando ovviamente le infiammazioni locali che si hanno. E si ha quel senso di unto che viene percepito soprattutto nella famosa zona T, che è quella un po' più critica. Detto questo, vi lascio la nostra crema. La crema in questione è una crema che io utilizzo tutti i giorni sulle mie clienti che sono più problematiche rispetto ad un'infiammazione della cute. La crema in questione si chiama Pure Te e un po' il nome ci dice tutto. Pure Te nel senso proprio della parola, purezza della pelle. Ciò non vuol dire solo sgrassante. È una crema con una texture spettacolare, quindi per tutte noi che abbiamo la pelle grassa o mista, l'importante è non avere quelle creme spessissime che poi alla fine ci danno più problemi che altro. In pole position abbiamo la radice di bardana, conosciutissima sin dall'antichità per milioni di motivi. Per via topica invece è molto conosciuta con i suoi poteri antisettici. È ricca di tannini, vitamina C e oli essenziali importantissimi. Oltre ad un profumo meraviglioso, la bardana ci aiuta tantissimo con le pelli impure perché è lenitiva, quindi non è troppo aggressiva per le nostre pelli, e un fortissimo antisettico. Che cosa vuol dire quando trovate nelle descrizioni delle creme antisettico? Vuol dire che sulla nostra pelle, se ci sono delle proliferazioni batteriche, noi dobbiamo andare lì come un piccolo esercito, non troppo aggressivo, a sterminare tutti gli agenti patogeni che abbiamo sul nostro epidermide, onde evitare delle infezioni più gravi o dei fastidiosi comedoni o peggio un'acne. Secondo ingrediente abbiamo la salvia, è un ingrediente che io adoro soprattutto anche nei profumi. Lei ha una funzione importante sia per la nostra pelle dal punto di vista della salute sia dal punto di vista visivo. Infatti la salvia, l'estratto di salvia, è altamente sebo regolarizzante. Che cosa vuol dire? Che va ad agire esattamente sulle ghiandole sebacee, riducendo leggermente la loro produzione di sebo. Quindi la pelle, dopo che applichiamo questa crema, non solo sarà molto più sana visivamente, ma sarà molto meno unta. Come terzo ingrediente abbiamo la betulla. L'estratto di betulla è super usato in dermatologia e nella cosmesi. Viene utilizzato anche da pazienti colpiti da psoriasi ed è un potente antinfiammatorio. Inoltre favorisce la circolazione sanguigna, quindi c'è tutta una riossigenazione del nostro tessuto. Ossigeno, ricordatevi, agente di benessere per le nostre cellule dell'epidermide. Come ultimo, ma non per importanza, ingrediente in questa crema favolosa abbiamo l'olio vegetale idrogenato, che è un fattore molto importante in questo tipo di crema per non aggredire troppo la pelle ed evitare il famoso effetto rebound o l'effetto tampone. Ed è una cera elasticizzante che rende la pelle molto più elastica dopo tutto questo sgrassamento della pelle. Io ovviamente vi consiglio di applicarla dopo una detersione corretta del viso, quindi un latte detergente pH neutro, un tonico senza alcol mi raccomando. Quando asciugate bene la pelle siete pronti per applicare questa meravigliosa crema con una texture spettacolare e va applicata sia al mattino sia alla sera. Ragazzi miei, per oggi è tutto. Ovviamente se avete qualche domanda scrivetemi nei messaggi privati, io vi rispondo con estremo piacere. Iscrivetevi subito al mio canale per essere sempre aggiornati. Io vi saluto, un bacio e let's talk about!